va su di lui Baggio, il disimpegno a favore di Breme. Torna all'indietro Breme, serve soluzione su Serena, il cui tocco all'indietro è a favore di Breme. Ancora Matteoli. Combinano i due giocatori dell'Inter, quindi a ritroso Breme prima di effettuare le nerazzurre e quella di Ferri, ma ci sono assenze anche nella Fiorentina. Ecco la rimessa, il tocco è di Dertissia, ma la palla è ancora sul quale c'è il buon anticipo da parte di Faccenda. Ma ancora la palla, ravvicinato Pioli, combinano ancora i due ex veronesi, difettoso il controllo di Iachini, l'intervento risolutoso è di Breme. Comunque c'è a terra Dertistia, che è entrato in contatto con Breme. Rivediamo, vedete Breme che nel tentativo di non ha una tecnica raffinata, anche se di tanto in tanto riesce a fare alcune giocate apprezzabili. Vedete il tedesco Breme e l'argentino alla battuta Breme. Palla spiovere in area, c'è il colpo di testa di Serena, la palla è per Serena, ora per Breme, Breme disimpegna centralmente lui, parte il lancio di Bergomi, il colpo di testa di Faccenda, quest'altro all'indietro di Breme, c'è questo colpo di testa in buona elevazione di Serena, Klinsmann all'indietro a cercare Matteoli, su Matteoli c'è il colpo di testa di Dertissia, la rimessa è dell'Inter ed è effettuata da Breme. Breme calibra ancora verso Serena, sul quale c'è Pioli, inefficace azione difensiva, bello il colpo di testa di Matteus per Breme, ancora un suggerimento verso Serena sul quale è intervenuto Pioli, quindi il tocco di Matteus. Lancio verso Iachini, troppo lungo, la parte opposta con Breme pronto alla rimessa. Anticipato ancora da Battistini Berti, nuova rimessa con le mani di Breme, stavolta a favore di Matteoli, su Matteoli. Dichiara Breme, Klinsmann, che ha una battuta altrettanto efficace con il destro e con il sinistro, il suo piede naturale è il sinistro ma è molto preciso anche con il destro, vedete che stavolta batte con il sinistro, la palla è fuori. Poi è Berti, sentite, beccato dal pubblico e fermato irregolarmente da Battistini, impressione di voler restare in campo. Vi ricordo che c'è già stata una sostituzione, Volpecina, poi i due sul fischio di Lanese si sono scambiati qualche impressione non proprio amichevole, dando il pallone. E con l'esterno effettua un bellissimo attraversone, ancora un colpo di testa di Bergomi, poi quello di Breme, quest'altro di Serena, la quale gli restituisce il pallone, anticipato però Serena da Pioli, quindi è Breme che dà ancora a Bergomi, quindi è Dichiara che dà a Dertissia, tocca ancora verso Dichiara Dertissia, ma Breme con molta calma mette giù il pallone, fase di gioco concitato, ancora da Matteus, tocco di Bergomi verso Klinsmann, rinvio di Pin, colpo di testa di Breme a seguire, vedete l'ottima azione di Breme su quale ora si porta Pioli. C'è ancora un tackle di Pioli ai danni di Breme con tratta di angolo ma di calcio di punizione, rivediamo anche questa azione e vedete che Pioli ha dato sì la battuta, parte il cross, deviazione, calcio d'angolo, primo, ma Bergomi sosteneva l'involontarietà del suo intervento. Palla ora a Breme che scarica la sua rabbia con questo di Bergomi, la palla è per Matteus che la prolunga su Breme, Breme verso Berti, se cede a Iachini che gli lascia il pallone, sono ora quasi 3 minuti di recupero nel corso del primo. Sta che sugli sviluppi dell'azione, Bergomi ha toccato nettamente con una mano e Lanese non ha avuto esitazioni. Inter sotto dunque di un gol, in possesso di palla ora con Breme, Breme che dà a Serena, Serena si gira bene sul disturbo di due avversari, dà ancora a Breme il quale disegna poi Dunga, ora Baggio. Ancora a cercare Dertissia per indurre il potere della Fiorentina ad accelerare il rinvio. Palla lunga sulla quale c'è Breme che da Zen si tiene l'inguine. Palla ora in profondità e Baggio che arresta, ma Verdelli in seconda battuta è pronto, poi Breme, precisione per l'Inter.
Brenner. Scaraventa in mezzo con il sinistro il colpo di Pioli, intercettato da Faccenda, buona anche la prova del libero. Il corto rinvio di Faccenda è giocato comunque da Breme, ma intercettato da Baggio. Baggio che ha dato a Dunga, Dunga in profondità, recupera lo stesso Breme. Maggiore aggressività rispetto al primo tempo. E Breme ora alla battuta. Palla spiovere in area, colpo di testa e gol! Gol di Serena con Landucci che ha avuto il riflesso per il quinto della ripresa. Serena 1-1, rivediamo. Osservate lo stacco imperioso di Serena, Landucci che è sul pallone, ma pallone stesso che termina dentro. Rivediamo ancora, osservate che arriva in corsa Serena ed è veramente molto bravo. Verso Battistini. Battistini salta Breme, trovato Stefano Pioli, il suo marcatore. Breme, Inter ancora vicino al gol, Breme dalla bandierina. Parabola bassa e Dungio, palla per Battistini, ancora tentativo di combinazione con Baggio che scatta in posizione di ala destra, allunga la falcata, c'è Verdelli, Landucci, rinvio di quest'ultimo proprio sulla testa di Matteoli che sfiora a favorire l'inserimento di Breme. Tocco di Botrauni nella partita, Breme per la rimessa. E ancora Serena che prolunga e poi... 18° del secondo tempo dall'olio per la Fiorentina. Garros e Zenga che va in presa sul piccolo Iachini. Breme, Matteoli, la parte esterno, il passaggio a D'Artisia. Va D'Artisia, lo ferma Breme in collaborazione con il cronometro, segna 23 minuti nel corso del primo tempo, il risultato è di 2-2, Breme. Il cross, il colpo di testa stavolta di Ping, Iachini su Breme, fallo di Breme, vantaggio Dunga. Iachini, mentre osserviamo Dunga che imposta verso Iachini, poi questo rinvio di Pioli, la palla che giunge a Breme. Nel corso del primo tempo era stato ammonito Battistini. Matteo, mentre ora Mandorlini che dà a Breme, Breme ancora ritroso a favore, giocata su ritmi notevoli, ora le due squadre hanno un po' rallentato, hanno avuto paura vicendevolmente, attenzione su questo disimpegno di Breme, all'anticipo netto di Pioli, la palla a Iachini, Pioli, Dunga, Iachini, lo sorveglia Breme. Meno di 10 minuti alla conclusione con Serena che tocca a Breme. Breme, Verdelli su Kubi, tocco poi a Breme, Breme in profondità per lo stesso area Baggio, Mandorlini lo ferma, Breme poi perfeziona il rilancio, aveva giocato inizialmente in sostituzione di Volpecina sulla fascia sinistra, c'è una finta di Breme che viene poi attaccato da Kubik il quale lo ferma e poi Breme che commette fallo su Dell'Oro. Rivediamo il tutto, vedete Kubik, Dell'Olio, Breme che lo mette a terra, gioca eventuali recuperi, vedete che ormai una ventina di secondi mancano al 90°. Serena in corso del primo tempo per Dell'Olio, Dell'Olio che disimpegna a favore di Iachini, colpo di tacco a servire Breme però, rinvio del tedesco, Fiorentina che finisce in avanti, Faccenda, colpo di